fantastico tutto questo. E l'altra volta, quando mi sono emozionato davvero, è stata all'International Recording, quando sono entrato per sbaglio in un'altra sala, ma era troppo tardi per uscire perché stavano per incidere. Allora l'assistente mi ha detto: fermo, fermo Pino, non ti muovere, e comincia a incidere. E davanti a me c'era Ferruccio Amendola e stava per cominciare a doppiare un film che non era un granché, non era bellissimo, era The Fan, il mito, ma in quel momento stava recitando i titoli di testa di quel film ed era meraviglioso e faceva più o meno così: attendo il mio sogno con ansia e emozione e intanto mi sbraccio per la mia formazione. Pino, Pino, scusa. Oh, Ferruccio. Ma questo è il mio monologo. Sì, sì, scusami. Mi ricordo che lo facevi, però certo, sì. Se vuoi farlo tu, meglio per me. Certo, ti ringrazio. Ti prego. È la prima giornata e la mia fedeltà è premiata da un senso di gran volontà. Ritorna il mio eroe ed illumina il giorno. Te, i miei guai per un poco si sfuma il contorno. Egli è grazia, armonia, che esalta lo stadio e riporta i miei giorni e di orgoglio mi irradio. Sono un fan che del baseball coglie ogni finezza. Io giocavo, capite, e sarei ancora all'altezza. Una volta ho battuto una palla alle stelle. Fui portato in trionfo, non stavo più nella pelle. Sì, ce l'ho dentro il sangue e questa passione l'ho trasmessa a mio figlio, futuro campione. Certo, lui è piccolino ed ancora maldestro, ma lasciatemi il tempo e sarà un buon maestro. Con un po' di fortuna ci sono ad un passo, sistemo le cose e poi mi rilasso. Aiuterò la mia squadra a riavere la gloria con un tocco imprevisto alla solita storia. Dice oggi l'atleta: io gioco per me. Ci sto male a sentirlo e mi chiedo perché. Non è il fan, il tifoso che paga il biglietto, a far ricco e famoso il suo prediletto. Se gli parlo lui sente, ma in realtà non mi ascolta. Mi dimostra freddezza per l'ennesima volta. È attaccato al denaro in un modo inaudito. No, così non va bene. Io rivoglio il mio mito. Scusami, è stato più forte di me. Grazie Ferruccio, grazie, grazie davvero, grazie per quello che hai fatto, veramente, grazie. Grazie a te. Hai qualcosa da dirmi di più prima di cominciare? Certo, sai, poi quest'anno, visto che è il 10° anniversario, io non potevo mancare. Anche se devo dire che un premio non me l'avete mai dato. Ma tu sei un premio vivente, non c'è bisogno di dartelo. Ma ora non voglio disturbarti, avete tanti ospiti e tanti premi da consegnare stasera. Però senti, prima di andare, Pino, mi raccomando, devo dirti una cosa. La qualità. Adesso che ci avete tutte queste serie TV. Anche se una volta si chiamavano diversamente, certo. Sì, ma sai, le facevamo meglio. Ci avevamo più tempo. È vero, questo è vero. Un saluto a tutti e buona serata. Sigla.